Prima Fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it. Bentrovati da Carlo Magistretti e dalla redazione di bolognateatro.it, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Prima Fila, calendario degli spettacoli. Questi alcuni degli spettacoli segnalati dalla redazione di bolognateatro.it. Al Teatro Arena del Sole dal 14 al 17 gennaio alle 21, sabato alle 19.30, domenica alle 16, Il vizio dell'arte di Alan Bennett, traduzione di Ferdinando Bruni con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani e la compagnia Il Teatro dell'Elfo. Al Teatro Duse dal 15 al 17 gennaio alle ore 21, la domenica alle 16, Tradimenti di Harold Pinter con Ambra Angiolini e Francesco Scianna, regia di Michele Placido. Al Teatro Il Celebrazioni, dal 15 al 17 gennaio alle 21, la domenica alle 18, due partite di Cristina Comencini, con Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti e Giulia Bevilacqua, regia di Paolo Rota. Al Teatro Europa Auditorium, il 18 e 19 gennaio alle ore 21, Evolu Show 2.0, il nuovo show di e con Enrico Brignano. Prima Fila, Magazine. Al Teatro Il Celebrazioni, dal 15 al 17 gennaio, c'è lo spettacolo Due Partite di Cristina Comencini con Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Giulia Bevilacqua. La regia è di Paola Rota. Uno spettacolo totalmente al femminile, sia nella scrittura che nel racconto che nella realizzazione. Sì, sì. Scritto da Cristina Comencini, sì, le protagoniste sono quattro donne, e sono quattro donne che interpretano nel primo e nel secondo atto dei personaggi diversi. Nel primo atto sono delle madri, nel secondo sono le figlie 30 anni dopo. E tratta di temi sicuramente legati al femminile, insomma, sono donne che parlano di maternità, di matrimonio, di figli, di temi di questo tipo, con grandissima ironia. È uno spettacolo molto divertente e comico. Cosa l'ha convinta a fare la regia di questo spettacolo quando l'ho letto la prima volta? Ma il fatto che affronti, che riesca a parlare di temi che sono, sì, appunto, sono temi che, a cui io sono legata, sono interessata, e lo fa in un modo, attraverso una comicità e un punto di vista sul mondo femminile, sul mondo maschile, che riesce a prendere in giro entrambi, e quindi penso che passino delle cose anche profonde, intelligenti, dei pensieri e delle riflessioni che sono aperte sul femminile, ma attraverso questa grande comicità, e quindi si, insomma, riesca anche a parlare di tabù, di cose di cui si parla poco, cioè agli aspetti meno gratificanti della maternità, più oppressivi della famiglia, insomma, aspetti di questo tipo, però lo fa con grande leggerezza. Che cosa pensa del femminismo? Non penso di poter rispondere in 3-4 minuti, non ho, nel senso che, non so, è chiaro, è un discorso complesso, è un movimento che ha creato grandi aperture, allo stesso tempo grandi involuzioni, cioè è una domanda chiaramente complessa, non so se sono in grado di rispondere. Penso che in ogni caso sia importante parlare di temi di questo tipo in un momento in cui continua a esserci un femminicidio al giorno, continua, diciamo, sono cambiate moltissime cose, ma la condizione femminile in Italia, in Europa e soprattutto nel resto del mondo continua a essere, diciamo, complessa. E anche per questa puntata è tutto. Per ascoltare la versione integrale di queste interviste e approfondire questi ed altri spettacoli, visitate bolognateatro.it, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Da Carlo Magistretti, grazie per l'attenzione.